Dottore De Emanuele, la procura di Ariano ha inferto davvero un bel colpo ai principali responsabili dell'inquinamento del fiume Calore. Sì, è stata un'iniziativa lodevole del mio ufficio, che ha recepito le indicazioni del nucleo operativo ecologico di Salerno e della compagnia di Mirabella. L'inquinamento del fiume Calore ha interessato sempre l'attenzione investigativa della procura di Ariano, con le indagini che si sono svolte, che stamattina hanno avuto una prima attuazione concreta. Si sono messi alcuni punti fermi: la depurazione comunale non funziona bene e quindi occorre intervenire da parte degli uffici competenti per la risoluzione del problema. L'inquinamento è sotto gli occhi di tutti, parte di questo inquinamento è dovuto alla cattiva gestione della depurazione comunale. I comuni devono interrogarsi anche sulle loro responsabilità nei confronti poi dei cittadini. Ci saranno ulteriori sviluppi investigativi in merito? Dobbiamo riflettere su alcuni filoni investigativi, in particolare occorre fare delle riflessioni appunto sulla responsabilità dei comuni, responsabilità amministrativa, responsabilità contabile, e poi bisogna verificare nei prossimi giorni come i comuni si atteggeranno per quanto riguarda la gestione concreta dei depuratori. C'è coinvolgimento allora di amministratori e dipendenti? No, allo Stato non c'è alcun coinvolgimento perché i comuni si sono fidati della società, però dobbiamo verificare ora quale sarà l'evolversi della situazione per quanto riguarda in concreto la gestione e poi dobbiamo accertare eventuali responsabilità contabili che non è il nostro primo, non rientra nelle nostre dirette competenze, però dovremo avere un accordo con la Procura della Corte dei Conti. Se c'è danno erariale. Eppe Ambrosone, il capitano del nucleo operativo ecologico di Salerno. L'inchiesta sull'inquinamento del fiume Calore parte da lontano in realtà. In effetti parte da molto lontano, almeno come area geografica. Noi siamo a Salerno come sede, ma siamo stati interessati dalla procura di Ariano Irpino per questa attività importante sul fiume Calore. E da qui con i colleghi di Mirabella e Clano abbiamo verificato tutta l'efficienza del sistema depurativo. Parliamo di 16 depuratori comunali, che è un numero importante, tutti e 16 sequestrati. Sequestrati con una facoltà d'uso affinché i comuni possano procedere secondo la normativa ambientale. E in ogni caso abbiamo accertato, ed è importante, un danno che ha subito la pubblica amministrazione. Bisogna considerare che queste due società hanno fatturato nel tempo, diciamo così, un considerevole quantità di danaro. Che i comuni hanno liquidato di volta in volta sulla buona fede, fidandosi dell'efficienza e del sistema gestionale depurativo. Invece i nostri accertamenti ci portano a provare il contrario, nel senso che in alcuni casi, e lo stesso GIP lo evidenzia nell'ordinanza di custodia cautelare anche applicativa della misura preventiva, che in alcuni casi la depurazione è scarsa se non esistente, tanto che si arriva a un livello di criticità di funzionamento del sistema depurativo, che ciò comporta di conseguenza un inquinamento ambientale molto rilevante. Leonardo Madaro, il capitano della compagnia di Mirabella e Clano, che ha condotto questa inchiesta, operazione Acque Pulite, culminata con l'emissione di due ordinanze di custodia cautelare. Sì, diciamo che, come ho detto poc'anzi in conferenza, l'indagine nasce da alcune segnalazioni, dalla segnalazione del comitato e di altri cittadini che appunto indicavano nel Calore un fiume abbastanza inquinato. Nasce oltretutto, come detto sempre prima, dalla mia pregressa esperienza, dove in una riunione svoltasi a Santa Maria Capua Vetere fu accertato dal personale ARPAC e dall'Università di Federico II che il fiume Calore era sicuramente una fonte di inquinamento per il fiume Volturno, tant'è vero che nella sua immissione nel fiume Volturno risultava più caldo di un grado rispetto allo stesso Volturno, e quindi si rendeva necessario comunque fare degli accertamenti, delle verifiche, e grazie al personale specializzato del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno siamo riusciti comunque a fare questo monitoraggio nella compagnia di Mirabella, che poi si è estesa anche alla compagnia di Ariano Irpino. L'inchiesta comunque va avanti.
Sì, andrà avanti, credo che probabilmente andrà avanti anche con sotto altri comuni, perché comunque non è solo il Calure, ma va monitorato sicuramente pure il Sabato, l'Ufita e i loro affluenti, insomma.